Eccoci tornati in diretta, amici delle Fonti TV. Tra poco andremo a fare una carrellata di dati macroeconomici che stiamo attendendo. Abbiamo detto una giornata dedicata ai PMI, quindi tra poco vi aggiornerò sui risultati perché si sta componendo un po' il puzzle della situazione europea rispetto proprio ai dati PMI. Prima saluto Sara Silano che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno, nostra prossima ospite, Morningstar Italy. Buongiorno a voi e ai telespettatori. Buongiorno Sara, allora noi tra poco faremo proprio un po' il punto della situazione, diciamo uno sguardo sui mercati anche alla luce della chiusura della prima parte dell'anno, quindi della chiusura del primo semestre. Perdonami solo un istante, voglio mostrare appunto i risultati dei dati che ho raccontato poco fa in modo generale, grazie alla regia guardiamo il nostro calendario macroeconomico. Allora abbiamo, intanto partiamo da quelli che riguardano il nostro paese, perché in Italia, eccoli, vedete qui, per quanto riguarda il direttore agli acquisti dei servizi, il dato è sopra le attese perché siamo a 54,3 a giugno, il dato precedente era 53,1 e le attese si fermavano a 53,3. Per quanto riguarda la Francia, velocemente, il PMI composito è a 55 a giugno, sotto le attese e al dato precedente che era di 55,6. Per quanto riguarda la Germania, il PMI è a 54,8 a giugno, un dato sopra le attese e anche sopra il dato precedente che era di 54,2. Sempre per la Germania, il direttore agli acquisti dei servizi è a 54,5 a giugno, sopra le attese al precedente che era a 53,9, e arriviamo all'Eurozona. Ecco qui, allora il PMI composito è a 54,9 a giugno, è leggermente sopra le attese e sopra il dato precedente che si fermava a 54,8, e sempre per quanto riguarda l'Eurozona, direttore agli acquisti dei servizi, 55,2 a giugno, sopra le attese al dato precedente che, come vedete, era fermo a 55. Tra poco avremo quelli della Gran Bretagna, vedete, tra 11 minuti continuiamo con l'elenco di questi dati macroeconomici. Allora Sara, eccoci qua, dicevo poco fa, si è concluso il primo semestre, possiamo fare un bilancio dell'andamento dei mercati azionari internazionali, giusto per capire come affrontare la seconda parte dell'anno? I primi sei mesi del 2018 sono stati molto più sfidanti di quello che era stato l'intero 2017, sia per gli investitori europei e in particolare per gli investitori italiani, che hanno dovuto anche fare i conti con l'incertezza politica, con la situazione interna di instabilità e quindi con tutta una serie di situazioni che si sono anche ripercorse sulla borsa italiana. Se noi guardiamo i principali indici azionari, effettivamente nella prima parte dell'anno vediamo pochi segni positivi. Se siamo investitori in euro, quali noi siamo, sicuramente abbiamo avuto un vantaggio dall'andamento della borsa americana, ma anche dall'apprezzamento del dollaro, appunto perché guardiamo ai rendimenti in euro. Peggiori mercati sono stati i mercati emergenti, ci sono state alcune borse in particolare che hanno sofferto, quelle sudamericane, quelle dell'est Europa. Diciamo che in generale la volatilità è tornata ad avere un ruolo da protagonista un po' su tutti i mercati. Possiamo forse anche vedere una slide, esatto, quando dalla regia sono pronti, ci mancherebbe altro, e così almeno ti faccio proseguire. Eccola qui, prego. Possiamo vedere una, ecco, infatti, e quindi quello che noi abbiamo visto era una volatilità che è cresciuta. Di solito l'indicatore che viene utilizzato è l'indice VIX, che appunto misura le aspettative di rischio degli operatori basandosi sui prezzi delle opzioni dell'indice S&P 500. L'anno scorso è stato tutto l'anno tra il 10 e il 15%, abbiamo avuto invece da inizio anno un balzo di circa il 60%. Dunque la volatilità è aumentata, segno che gli investitori percepiscono un livello di rischio maggiore sui, esatto, mercati. Infatti questo l'abbiamo detto anche, guarda, è un po' una costante, non che non l'abbiamo detto nei giorni precedenti, ma oggi, alla luce di quello che è accaduto nella prima parte della settimana, insomma, fino a questo momento, è proprio gli investitori che tendono, come dire, a vendere, che hanno proprio timore di fronte a quello che sta accadendo, no? Sì, c'è anche un aspetto di sentiment che, ecco, incide, perché diciamo che probabilmente lo vedevano anche i nostri analisti, anche le notizie che sono uscite sono state molto più negative di quello che poi è stato l'andamento generale, però questa percezione di maggior rischio si riflette poi anche in vendite, si riflette anche nel
nella ricerca di asset meno rischiosi, quindi qualitativamente migliori o comunque meno volatili. Ok, allora Sara, altro tema, il petrolio. Mi sento proprio di fermarmi un attimo su questa parola, perché le quotazioni del petrolio sono in ascesa, peraltro abbiamo parlato di livelli record che non si vedevano dal 2014. Mi piacerebbe sapere che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi, quantomeno quali sono le vostre previsioni. Dall'inizio dell'anno abbiamo visto un'impennata dei prezzi del petrolio. Che cosa è successo? Sostanzialmente, lo ricordiamo, nel gennaio del 2017 l'OPEC, cioè l'organizzazione dei paesi produttori, aveva deciso un taglio delle forniture. Da allora comunque c'è stato un incremento della domanda, ci sono state delle tensioni geopolitiche che hanno quindi inciso sull'andamento dei prezzi, e i prezzi hanno cominciato a risalire, e in effetti oggi ha raggiunto dei livelli che non si vedevano da molti anni. Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, lo stesso cartello, l'OPEC, ha deciso e ha raggiunto un accordo per incrementare nuovamente l'offerta, però non necessariamente questo potrà portare a una discesa dei prezzi, perché ci sono delle tensioni, delle crisi politiche che sono in paesi grandi produttori di petrolio. Pensiamo al Venezuela, ma pensiamo anche, ed è la notizia di ieri, alla Libia, che sono tutti paesi dove appunto sono stati costretti a ridurre le loro forniture proprio per problemi di tipo politico, di instabilità politica. Se guardiamo un po' più nel lungo termine, però, forse quello che viene meno percepito in questo momento, dove c'è più attenzione sui rischi geopolitici, è il fatto che comunque in America abbiamo questa produzione di shale gas, quindi di gas di scisto e di scorte, che potrebbero su un periodo un po' più lungo forse riportare i prezzi a dei livelli un pochettino più bassi. Però nel breve termine quello che vediamo sono questi rischi geopolitici e questa riduzione. Ok, non so se dalla regia possiamo vedere anche il grafico che va un po' a sottolineare quello che Sara Silano stava raccontando sul petrolio. Se riusciamo a vedere, poi al limite, se no ci torniamo e Sara magari riprendiamo anche il ragionamento sul petrolio, che voglio dire è particolarmente importante. Eccolo qui. È il grafico precedente. Ecco, questo è il grafico precedente. Andiamo avanti. Vabbè, adesso lo sistemiamo. Vediamo se ne abbiamo un altro. Regia, se no ci torniamo dopo. Ripeto, non c'è problema. Datemi un Vabbè, ci torniamo dopo. Facciamo così. Allora, Sara, abbiamo parlato della debolezza dei paesi emergenti poco fa, no? Quindi è anche l'impatto che in qualche modo ci potrà essere sui mercati. Sicuramente da inizio anno, in particolare negli ultimi tre mesi, diverse valute nazionali hanno rallentato nei confronti del dollaro. Quindi mettiamo insieme queste due informazioni. Quali sono i rischi del rafforzamento del dollaro proprio per i mercati emergenti? I rischi del rafforzamento del dollaro in questo momento sono particolarmente forti, e anche i mercati emergenti se ne sono accorti. Si è interrotto un rally che durava ormai dal 2016, hanno sofferto soprattutto quei paesi che più dipendono dai capitali esteri, come ad esempio la Turchia, il Brasile, l'Argentina. Alcuni paesi in via di sviluppo proprio recentemente hanno un po' posto l'attenzione della Federal Reserve su questa problematica qua, su questa tematica di quelle che possono essere le ripercussioni delle decisioni della Banca Centrale Americana sugli altri paesi e soprattutto sui paesi emergenti. Di fatto oggi ci troviamo di fronte a degli Stati Uniti, a un governo americano che ha bisogno di finanziarsi, quindi emette titoli di Stato, a una Fed che non compra più, addirittura li vende questi titoli di Stato. Il rischio quindi che i paesi emergenti per finanziarsi abbiano dei costi alti o forse eccessivi è sempre maggiore, e i paesi emergenti proprio questo hanno cercato di far capire alla Federal Reserve. Bisognerà capire però se la Banca Centrale Americana coglierà questo aspetto, o comunque quali saranno le decisioni e se terrà conto anche dell'impatto sugli altri mercati delle sue decisioni. Ok, perfetto. L'incertezza sui mercati internazionali, mi duole usare sempre questa parola, ma insomma diciamo che funge un po' da premessa per tutti i ragionamenti che stiamo facendo io e te, Sara. Ha pesato sulla raccolta dei fondi comuni, per esempio? Per gli investitori, maggio, che è l'ultimo mese per cui si hanno statistiche disponibili, il più recente, ha avuto effettivamente una battuta d'arresto. E come dicevamo, sono tante le motivazioni: la crisi politica italiana, quella spagnola, l'emergenza dei migranti, non dobbiamo negare che comunque ha creato, ha posto dei problemi alla stabilità dell'Unione Europea, ha acceso il dibattito, si è creata un'incertezza sul futuro dell'Unione Europea.
In più le banche centrali che stanno tornando a delle politiche più, diciamo, normali rispetto a quelle espansive del passato, e quindi la Banca Centrale Americana che ha già cominciato ad innalzare i tassi, quella europea che ha detto che avrebbe diminuito comunque gli acquisti e che porterà a termine il programma di acquisti. Quindi tutti questi fattori probabilmente hanno anche inciso sulla raccolta dei fondi comuni di investimento. Noi abbiamo stimato che i deflussi nel solo mese di maggio a livello europeo siano stati superiori ai 23 miliardi se si considerano anche i fondi monetari. Chi ha sofferto di più? I prodotti azionari sicuramente, perché sono quelli percepiti come più rischiosi, ma anche i prodotti obbligazionari, che generalmente hanno più resistenza e che comunque hanno purtroppo registrato la peggior crescita degli ultimi 5 anni. Ah, sì, degli ultimi 5 anni, sai. Degli ultimi 5 anni, sì. I fondi obbligazionari hanno sempre avuto molta resistenza in questi anni, e effettivamente questa battuta d'arresto, che poi è andata a impattare soprattutto la parte più rischiosa dei fondi obbligazionari, però c'è stata ed è anche quella che aveva raccolto di più in passato. Assolutamente sì. Allora, altra costante ormai, quella dei dazi, perché insomma è chiaro che poi insomma ci siamo, il 6 partiranno i primi, la data X, no? Quella che ormai da tempo sappiamo essere lì sulle nostre agende segnate per capire se effettivamente si potrà parlare di guerra commerciale. A te giro la domanda in questo modo: se è già iniziata invece questa guerra commerciale? Sì, ecco, sulla terminologia in effetti è anche interessante vedere come si stanno ponendo gli osservatori internazionali. C'è chi usa già comunemente il termine guerra commerciale, c'è chi preferisce parlare di tensioni commerciali, c'è chi invita a guardare nel suo complesso il commercio internazionale, che comunque non è fatto solo di Stati Uniti ma di rapporti anche tra altri paesi dove gli Stati Uniti non c'entrano. Sicuramente, che cosa possiamo dire? Guardiamo qualche dato. Scusami Sara, non l'ho detto, ma è chiaro che poi i dazi hanno contribuito assolutamente in grossa percentuale a questa volatilità dei mercati di cui stiamo parlando, no? Sono stati tra i protagonisti, insieme al petrolio, insieme al rafforzamento del dollaro, insieme alle tensioni geopolitiche. Beh, è chiaro. Sicuramente. Se noi guardiamo ai dati del Global Trade Alert, che cosa ci dicono? Che in effetti negli ultimi anni le operazioni sul commercio internazionale sono aumentate, ma sono aumentate soprattutto quelle in termini restrittivi, cioè quelle che vanno a limitare, a porre dei vincoli alla libera commercializzazione dei beni, e gli Stati Uniti sono stati protagonisti in negativo da questo punto di vista. Sì. Quindi sicuramente ci sono delle barriere che si stanno alzando, secondo quello che dicono i dati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, appunto partirà con i dazi sull'alluminio e l'acciaio, ha annunciato quelli sull'industria dell'auto, tematica quindi che i mercati stanno guardando con grande attenzione, tematica che ha creato volatilità, ma quello che più forse non piace ai mercati sono sia le modalità di comunicazione di queste decisioni, che spesso, lo sappiamo, siamo abituati ormai, lasciate ai social media, quindi sono veicoli al di fuori forse dei canali tradizionali, e dall'altra parte anche le modalità forse di negoziazioni, che non sono proprio molto convenzionali rispetto a quello che eravamo abituati, per cui c'è anche un'incertezza legata a questo tipo di modalità oltre ai provvedimenti che vengono presi, ed è questo che ai mercati effettivamente non piace. Ok, allora Sara, restando per un istante sul discorso americano, dell'economia americana, io so che c'è uno studio Morningstar secondo il quale le aziende americane ricavano una grossa fetta dei loro ricavi proprio all'estero. Mi piacerebbe avere qualche informazione in più, no? Questa è la premessa, possiamo magari non rimanere stupiti, ma che cosa è stato rilevato da questa indagine Morningstar? È uno studio che ha avuto probabilmente un timing perfetto, come si suol dire, nel senso che nel momento in cui si parla di dazi, appunto, se andiamo a vedere le aziende americane, effettivamente quello che abbiamo scoperto è che le aziende che costituiscono il paniere dell'indice S&P 500, quindi l'indice di riferimento dei mercati americani, hanno il 38% del fatturato che viene generato all'estero, e guarda caso proprio l'Europa e la Cina sono tra i principali protagonisti, quelli che hanno un peso più importante. Quindi questo è rilevante per un investitore per due motivi. Il primo, che questa incertezza, questa volatilità legata alle decisioni sui dazi è destinata a impattare comunque sui portafogli dei fondi,
Quindi, e secondo, perché è importante sapere che nel momento in cui io investo in un fondo azionario specializzato sugli Stati Uniti, ho una parte del fatturato di quelle aziende su cui investo che è generato all'estero, quindi ho un'esposizione anche ad altri paesi. Ok, ma quindi per essere meno esposti alla globalizzazione dei ricavi, che cosa, su cosa deve puntare un investitore americano? Ecco, se io investitore in fondo azionario americano voglio più un'esposizione al mercato americano rispetto a un mercato estero, secondo le nostre analisi probabilmente devo preferire i titoli ad esempio orientati al valore rispetto a quelli orientati alla crescita, cioè devo preferire ad esempio gli energetici rispetto ai tecnologici che invece hanno più una vocazione internazionale. Devo anche preferire probabilmente le società medio-piccola capitalizzazione che sono più legate al mercato domestico rispetto alle grandi multinazionali che proprio per le loro caratteristiche investono, producono e anche commercializzano all'estero. Quindi noi abbiamo visto, abbiamo anche analizzato diversi indici, ad esempio di stile, quindi tra Value e Grow, abbiamo notato questo tipo di differenze. Un investitore che vuole puntare all'economia americana in realtà probabilmente dovrebbe fare delle scelte che vanno un po' al di fuori dei tradizionali panieri che replicano indici standard come ad esempio l'S&P 500. Quindi uscire un po', spostarsi un po' da quelli che potevano essere state le misure di investimento adottate fino a questo momento, bisogna variare. Sì, diciamo magari così. Guardare anche agli stili, non solo all'area geografica, ma anche allo stile di investimento, cercare quindi magari quei fondi che privilegiano titoli che sono più sottovalutati ma che hanno solidi fondamentali, magari anche delle cedole generose rispetto magari ad altri fondi che privilegiano titoli tecnologici più alta crescita o biotecnologici sono più alta crescita, che però devono ancora consolidare la loro storia. Assolutamente sì. Un'altra curiosità, Sara, perché è importante guardare al domicilio di un'azienda se il giro d'affari può essere internazionale? È l'aspetto probabilmente che completa il discorso che abbiamo fatto finora. In effetti il domicilio rimane importante perché non tutti i paesi hanno le stesse normative in materia di corporate governance, quindi non tutti i paesi hanno le stesse regole sul governo societario delle aziende. Facciamo un esempio: la presenza di amministratori indipendenti nelle aziende piuttosto che la diversità di genere nei consigli di amministrazione, piuttosto che determinati standard contabili di trasparenza. Noi abbiamo proprio visto nella nostra analisi che facciamo su base semestrale proprio sul pilastro della governance, che rientra in un'analisi più ampia dei fattori di sostenibilità delle aziende, che ad esempio determinate aree come la Cina, la Russia, hanno degli standard comunque di governance più bassi. Il Giappone è ancora maglia nera, ma sta migliorando, però ecco, è importante sapere che quando io vado a investire in determinati paesi, quelle aziende lì possono non avere degli obblighi di rendicontazione a cui siamo abituati noi in Europa. Allora, ti chiedo le ultime due cose. Vabbè, intanto come fosse una sorta di riassunto di tutto quello che abbiamo analizzato fino a qui, i consigli, cioè, ma a me piace sempre chiedere agli ospiti un po' le parole d'ordine, no? Per approcciarsi ai mercati, agli investimenti, insomma, proprio per evitare anche di incappare in errori dai quali poi magari, non dico che non si può tornare indietro, ma sui quali poi ci si può rimuginare. Quindi parole chiave di questo periodo per affrontare la seconda parte dell'anno. Se parliamo a un investitore, quindi a uno che ha fatto una pianificazione non di brevissimo termine, staccarsi dal cosiddetto rumore di fondo, cioè da quello che sono le questioni che muovono i mercati ogni giorno, quindi anche le tensioni eccetera, ricordando che ad esempio il rischio geopolitico è difficile da prevedere e gli esiti lo sono altrettanto, e ricordando che in un'ottica di lungo periodo gli investimenti devono essere sempre relazionati agli obiettivi che ci si è posti, quindi più razionalità e meno emotività e anche più attenzione ai dati fondamentali, alle valutazioni, piuttosto che appunto a delle notizie che si susseguono e che possono appunto creare rumore di un giorno, di un mese, ma poi possono spegnersi nel tempo. E poi no, in realtà l'ultima cosa era solo perché avevamo promesso di far vedere il grafico che prima ci siamo persi sul petrolio, tornare magari a quel discorso che stavi facendo, quindi regia grazie, il grafico numero 2, insomma quello che prima abbiamo perso, se possiamo tracciare ancora un po' una situazione, Sara, ma proprio con i punti fondamentali lo vediamo anche raffigurato, insomma in questo momento io lo sto guardando qua, scambia 73-88 dollari al barile, giusto per dare informazioni pratiche.
Quello dopo però non è questo, è sempre il grafico, non ci piace, non ci piace. Adesso lo recuperiamo, quello che avevate messo all'inizio. Grazie dopo, però comunque rifacciamo un riepilogo, eccolo qui, grazie qua. Regia, lo so perché a volte poi anche noi abbiamo, diciamo, anneghiamo nei grafici come giusto che sia, immaginiamoci tutti gli operatori di settore e quindi, però ci siamo. Allora, chiudiamo proprio sul petrolio che è l'osservato speciale di queste giornate. Il petrolio è l'osservato speciale, abbiamo detto c'è stato un forte incremento dei prezzi che è stato legato prima a delle decisioni dell'OPEC, successivamente alle tensioni politiche. Le tensioni geopolitiche rimangono. Nel lungo termine però guardiamo anche a quelle che possono essere le nuove fonti di produzione, come ad esempio il gas di scisto che appunto l'America ha a disposizione, che potrebbero portare di nuovo a una riduzione dei prezzi del petrolio. Quindi anche qua non fermiamoci sul breve, guardiamo i trend di lungo periodo. Perfetto. Allora, Sara Silano, intanto io sto guardando il nostro indice sotto la parità, oggi è un'altra giornata un po' deboluccia dopo la ripresa di ieri, quindi insomma chissà cosa attenderci. Peraltro Wall Street è chiusa, quindi insomma la piazza americana, saremo orfani della piazza americana che è chiusa per festività, lo ricordiamo, meno 0,13% il nostro FIB. Dicevo, Sara, noi ci rivediamo tra un mesetto più o meno, appuntamento fisso con Morningstar per fare un po' il punto della situazione. Peraltro, mi verrebbe da dire che adesso siamo nel periodo estivo, quindi se da una parte i mercati sono stati caratterizzati da questa volatilità, ancor di più, no? Sì. In questi mesi estivi, giusto? Assolutamente, ci hanno abituato i mesi estivi a delle sorprese, il vecchio detto vendi a maggio e scappa via, probabilmente è stato già riconsiderato negli anni passati e lo sarà probabilmente anche quest'anno. Esatto, salvo cambiamenti dell'ultima ora dovremo vederci all'inizio di agosto, io e te, Sara. Il primo di agosto, il primo, ci vediamo. L'inizio del mese rovente in tutti i sensi. Grazie Sara Silano, Morningstar, ricordiamo Managing Research Editor di Morningstar Italy. Grazie per gli aggiornamenti che ci hai portato oggi. Noi tra poco continuiamo naturalmente con le nostre analisi, restate con noi qualche istante di pubblicità.